band e tutto il locale vi danno un caloroso benvenuto a questa serata che si annuncia fantastica. Perché sarà fantastica? Ma perché ci siete voi! Hai già fatto polpo? Ma chi, quello? Scusami, t'avevo preso per un cameriere, scusa! No, ma dimmi, mica c'è niente di male, signora. Come signora? Signora, a me, ma mai visto? Non è che ti serve un passaggio per caso, però il furgone. Non sono mai salita su un furgone. Gente come noi che non sta più insieme, ma che come noi ancora si vuole. Amori unici. Ma poi Oscar Wilde diceva la stessa cosa tua, perché diceva che la felicità non è avere ciò che si desidera, ma desiderare quello che uno ha. Bella, mi è piaciuta. Oh, non so chi sia Oscar Wilde, ma io qua dentro voglio fare far capocameriere. In realtà poi il mondo delle balere, no? Soprattutto in questo periodo, il messaggio anche che trasmette il film, è un... la balera è un luogo in cui praticamente le persone sono più o meno tutte uguali, no? Perché il ballo sociale... Quando entrano nella balera. Esatto, quando entrano nella balera e cominciano a ballare, a prescindere dalla classe sociale, tutti quanti devono fare gli stessi come movimenti. Il militare. La classe sociale diventa il termine per, di categoria, diventa come balli, non più che lavoro fai o chi sei fuori dalla balera. È chi balla meglio all'interno di quel sabato sera è il re o la regina. Esatto, ed è anche un discorso anche di inclusione, cioè nel senso là dentro tutti quanti ballano insieme senza problemi di distinzioni eccetera. Bel messaggio, soprattutto in questo periodo che insomma non è che andiamo in quella direzione, no? Voglio dire. Certo, ma è un messaggio democraticissimo secondo me questo della balera, che è possibile comunicare anche attraverso canali che non siano per forza quelli dello scontro, ma dell'incontro. Quale immagine della donna viene fuori da questo film? È un film molto femminile, ci sono un sacco di personaggi femminili, no? Come Andrea sono? Che dice? Io ho una mia idea, ma vorrei sapere Vai. Andrea che dice. No, in realtà questo film racconta, grazie, usando una balera, racconta una micro-Italia. Sì. In questa micro-Italia ci sono varie figure femminili, come il personaggio di Michela, come il personaggio di Toni, che in realtà ci siamo accorti essere in questo momento molto attuale. La nostra storia non posso svelare perché. Però diciamo che è una coppia che vive tanti conflitti, sì. Un po' borderline. Sì, no? Sì, cui... c'è una violenza, si capisce che c'è stata una violenza, sicuramente ci sono stati degli episodi violenti, c'è una strana accettazione. Beh, una molto comune. Troppo. Ma no, ma in realtà no, perché insomma io sarei curiosa di sapere che cosa succede e perché tu sei là pure, questo poi è il motivo, certo. Insomma. No? Con dei ricci. Con dei ricci veramente assurdi, però sono contento. Perché veramente... il film è stato girato tra l'altro nel 2014, giusto? È stato qualche girato anno fa. 2015. Un inverno del 2015. Freddi. Noi siamo vestiti in maniera abbastanza. Siamo abbastanza scoperti. Faccia molto freddo. Sono donne, dunque Gianfrancesco Razzatti, che il regista, lo voglio ricordare, è un uomo molto rispettoso delle donne, molto attento, per cui lui racconta donne magari dolenti, magari ecco bugiarde, può essere patetiche in modo loro, però sono donne che sono, non sono donne ferme, sono donne alla ricerca di qualcosa, di una risposta, di una felicità, di un motivo, e a volte lo trovano o sono in grado di accettare lo status quo. Quindi mi pare di aver capito che in questa commedia ci sono delle coppie che fanno ridere di più e coppie che magari regalano più alla malinconia, sono più malinconiche. Cioè, è bello anche questo, è insomma, tutto molto offre intrecciato. Una, esatto, una, assolutamente. Una, no, mi viene un pensiero che mi viene adesso. In realtà, che tutti gli uomini nel film in realtà inseguono queste donne. Se devo parlare con Lazzotti, Lazzotti. Dicci di più. Da uomo sa già i progetti che ha, i sogni che fa. Lo sai in quale guaio ti stai per cacciare, vero? Se vedo che baci un altro io ammazzo. Guarda intorno, guarda quanti uomini ci stanno, quel secco lì che c'ha che non va. C'è pure un bel lavoro, far centralista all'INPS. È un lavoro. Tre giorni a settimana, dalle 18 alle 3 del mattino, senza pausa, paga bassa, mance poche, niente contratto. E i contributi? Li pagate? No. Preso. Vabbè, che se ti va male come cameriere puoi sempre ripiegare sulla laurea, no? Però siamo ottimisti, Io invece sono fortunato. Cazzo,
Sebastian! Io ti sto scaricando e tu fai il premuroso! Ma fa qualcosa, mandami a cagare! Perché dopo ci sarà un cambiamento importante, vedi, simboleggiato dalla carta della morte. Quindi la morte non è la morte? No, questa è la morte come rinascita, come cambiamento, no?